premiato questa mattina a Pescara in comune dal sindaco Carlo Masci e dall'assessore Martelli, l'arbitro di calcio Giacomo Camplone, arbitro di Serie B. Pescara da oltre 60 anni non aveva un arbitro a questi livelli, una grande soddisfazione. È una soddisfazione enorme per me, per tutta quanta, penso e spero, la città. E non nascondo anche per tutta quanta la mia famiglia, è comunque il coronamento di un percorso iniziato 14 anni fa e che con un po' di sacrifici, impegno sono riuscito a raggiungere. Speriamo che sia solamente una tappa di un percorso, appunto, che spero possa continuare ancora un po' per qualche anno. L'obiettivo è la massima serie, ma questo è un po' per tutti quanti gli arbitri. E diciamo, quello è il sogno un po' per tutti quanti, ma ci si arriva solamente con un po' di sacrifici, tanto impegno e comunque cercando di porre l'attenzione a qualsiasi particolare, qualsiasi dettaglio che può far fare la differenza. E il nostro è un mondo un po', diciamo, che viaggia un po' nell'ombra, poco conosciuto ai tanti, ma vi assicuro che comunque sia dietro al nostro mondo, dietro alle nostre carriere, ai nostri percorsi c'è tanto, ma tanto lavoro. E poi c'è l'orgoglio di rappresentare una città e una regione nel secondo campionato italiano di calcio. Ma questo è l'orgoglio, è soprattutto mio. E comunque è una soddisfazione enorme portare in giro per l'Italia il nome di Pescara, una città a cui sono veramente tanto attaccato, anche perché sono pescarese a tutti gli effetti, nato a Pescara. E non a caso abito vicino allo stadio, quindi ancora di più mi fa sentire, diciamo, questo attaccamento allo sport. Da piccolo con mio padre andavo allo stadio, ci vado tuttora quando, diciamo, il tempo e gli impegni calcistici me lo permettono. E non nascondo che comunque la passione per questo sport nasce proprio anni fa, quando cominciai, diciamo, a salire per la prima volta i gradi dello Stadio Adriatico. E quindi, diciamo, è stato sicuramente il motore iniziale per dar vita a tutto questo, a questo percorso. Ovviamente per regolamento, ma questa è una domanda sciocca, non potrai mai dirigere la squadra della tua città, ma cercherai di seguirla da sportivo, da appassionato, quando avrai tempo? Assolutamente, assolutamente, anche perché comunque guardare partite dal vivo, guardare partite in televisione è comunque una sorta di allenamento costante per noi. E il Pescara l'ho sempre seguito nei momenti in cui le volte che non sono stato impegnato sui campi io personalmente, in prima persona, ed è una cosa che sicuramente continuerò a fare durante tutto quest'anno, ma anche negli anni a venire.